Ok, entrate, cucuzzelle, entrate, piccolini, entrate. Devo dire merda su Facebook. Allora, ghiotti, 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 ghiotti. Vediamo com'è. Devo dire che su TikTok si vede bene, si vede bene, bello ghiotto. Allora, entrate. Comunicazione di servizio interna, esterna. Se non, ad un certo punto non si vede su YouTube o su Facebook, passate su TikTok. Ma io non ho TikTok. Cazzo, Steve. Sì, Steve. Ho sempre in mente me stesso. Cazzo, ragazzi, fatevi TikTok. Ok? Allora. Perché io non mi rendo conto spesso, mi rendo conto solo su TikTok perché vedo lo schermo, mentre qua sul PC, io ho anche il PC ragazzi, è qua sotto, no, perché non sono pazzo, magari guardo qua sotto a volte, e sul PC non vi vedo perché ad una certa riduco icona alla diretta, mi guardo gli appunti, in questo caso la chat che ho fatto, tutto qua, quindi non mi rendo conto quando magari crasha, non funziona più su YouTube. Allora, ragazzi, non mi invitate in altre dirette, non me ne frega un cazzo, cioè non mi invitate a partecipare, vuoi partecipare, partecipo alla diretta, no, non me ne frega un cazzo di partecipare alle vostre dirette, cioè ve lo dico proprio apertamente, non mi interessa, cioè non me ne frega, siamo qua per un altro, siamo qua per un altro motivo, professore, dai, siamo qua per un altro motivo. Allora, questa potrebbe essere, se non è, una delle ultime dirette che facciamo su canale, ok? Su YouTube, perché da lunedì, come sapete, abbiamo rimesso in sponsorizzazione dall'Ombrico a Baby Play Lover, che è il nostro primo videocorso uscito un anno e mezzo fa. È un videocorso che ha fatto praticamente mezzo milione in vendite. Non ci credete? Non ci credo. Non ci credete, bravi piccolini. Abbiamo venduto 482 copie a 1100 euro l'una, quindi facciamoci tutti un calcolo e vedete. È uno dei videocorsi migliori che io abbia mai scritto e registrato assieme a Cree, dove c'è tutto: la parte di mentalità, la parte di autostima, cosa dire a una ragazza per strada, come arrivare per strada a conoscerla, come continuare la conversazione, come arrivare al contatto, come conoscerla di sera, cosa dire, di cosa parlare, leggende metropolitane, come togliervi la merda dalla testa, tutto. Cioè, è il videocorso di punta, no? È il nostro evergreen. All'interno c'è il Prelover Channel, quindi è un gruppo di Facebook dove verosimilmente inizio il mese prossimo faremo queste dirette qua che vedrete qua. Queste le faremo là per tutte le persone che hanno tirato fuori i soldini, i gettoni. Gettone 2, 3, 99, 999 gettoni. In più avete la chat, l'unico corsettino, se così vogliamo chiamarlo, che io e Cri abbiamo fatto di chat. Risalente anni fa, The Chat is Magic più What Women Want, no? È un videocorso sulla psicologia femminile. Tutto questo in un unico pacchetto fino a domenica. Quindi questa potrebbe essere una delle ultime dirette, io ve lo dicevo, è il mio sogno. Ragazzi, guardate che un giorno le dirette non le faremo più, ne faremo sempre meno, sempre meno. Avete visto? Meno male, è arrivato sto giorno. Allora, litigare con un ragazzo. Ho appena fatto una litigata di quelle belle potenti su Bumble, ma proprio bella ghiotta. Ghiotta, ghiottolina, poi la metterò dentro Prelover Underground. Gli studenti che hanno comprato il livello master con me, con Cree, avranno la diretta sotto forma di video, così se la studiano e aggiungerò dettagli quando andiamo abbastanza rapidi. Però è molto, molto bella. Ok, allora, cosa è successo? E come ho portato la ragazza praticamente da prima a liquidarmi. E poi a dire appunto, sai che c'è, ci vediamo, esci con me, no, non esco con te, no. Allora, partiamo a raffica subito, visto che siete belli ghiotti. La ragazza parte con una cosa senza un nesso logico su Bumble, sono così, vogliono quelli bravi, loro non sono bravi, scrivono ehi. Non mi scriverei perché sono arrapato, se no me lo scrivono tutti. Lei come parte? Ehi, ok, champ. Ok, wow, ok. Va bene, ok. Cosa penso dei bravi ragazzi? Allora, AOC, AOC, Mecho, AV, così ha scritto. E io? Io?
Nel dubbio a Soreta. Lei ha scritto così: Aoci Meco Av. Ah, l'ha scritto al contrario. Cazzo, ora l'ho capita. L'ho capita adesso. Questa cerebrolese l'ha scritto al contrario. Va bene, ok, ottimo. Non l'avevo capito là. E quindi ho detto: nel dubbio a Soreta. Battuta, io l'ho copiata proprio spudoratamente a Bonolis. Bonolis è una persona che apprezzo molto. Quando gli dicono cose senza senso in dialetto, lui dice sempre: nel dubbio è Soreta. Bella, mi piaceva, fa ridere, la uso. Lei ride e dice: ciao, come va? Classico. Avendo quelli, ho ripiegato solo sul ribaltamento. Infatti, ha ribaltato, no? Comunque, parte in difesa, eh? E io. Occhio, perché qua si parte subito a litigare, eh? Cioè qua questa qua era agguerrita, subito voleva litigare questa qua, ok? Qua, mi sentite ancora bene? Sì, non sono ancora crashato, è una notizia, ottimo. Voleva subito litigare, quindi io le scrivo: su questo sito, con cerebrolesi di una certa rilevanza, apro la parentesi, così come credo la controparte maschile, chiudo la parentesi, se non ti tuteli è un problema. Lei, sì, è uno spaccato sull'umanità, non sempre memorabile, ma non partirei così prevenuta. Ma tu non è che devi dire quello che devo fare, cioè lo so io quello che devo fare, non tu. E poi, lei aggiunge, mando avanti perché è un video che avevo già fatto sulla chat, che poi lo metto dentro, mando avanti. Quindi, ma non partirei così prevenuta, se no, che ci stai a fare qui? Per dire che sono tutti deficienti? E io, anche qua ragazzi, quando dovete litigare, semplicemente mettetevi nella testa della persona che avete di fronte. Cercate di razionalizzare quello che avete scritto e quello che ha risposto lei. Cioè, perché lei mi scrive così? Perché? Se no, che ci stai a fare qui per dire che sono tutti deficienti? No, ma io non ho mai detto che sono tutti deficienti, io ti ho semplicemente risposto a quella domanda. E quindi le scrivo: tu mi hai fatto una domanda indiretta e li prendo poi il comunque parte in difesa, eh? Le dico qui. Io ti ho spiegato il motivo, ma non ti ho detto sono tutti casi umani. Ma il motivo? Metto una faccina che sorride con la lacrima in testa, no? Le faccine sono molto importanti quando voi litigate, quando discutete, quando create tensione sessuale, quando la dovete prendere in giro, la dovete attrarre. Le faccine, l'ho spiegato ieri in un video sui sottotesti dei messaggi nell'underground. Erano divisi in quattro parti. Nella prima parte ho spiegato, facendo degli esempi, no? I sottotesti. E quindi le faccine sono importanti perché stemperano la pressione, no? Ed è anche un modo come per dire: sono imbarazzato per te in questo momento perché non stai capendo quello che devo dire, quello che sto dicendo, quello che ho detto. Ok? Lei, sì, comunque non si. Oggi, dopo 24 ore mi risponde. Sì, comunque non si capisce il tono delle chat. Era tutto con ironia, con sfottò leggero. E poi aggiunge, subito, perché lo fanno in tanti, occhio qua. Ragazzi, ma vi banno, dovete stare attenti qua su TikTok, piccolini. So che siete piccoli, quanti ne avete? 8, 9, state attenti. Dopo giocate con Minecraft, giocate nelle battute sul sesso, i falli nel culo, grazie. Dopo giocate, però adesso dovete ascoltare, perché sennò non capite. Poi andate in chat e scrivete alla ragazza, ciao bellissima, come va? Perché l'amico del bar te l'ha detto che è giusto, è giusto, non scrivi, non ascoltare Playlover, loro vogliono i suoi soldi. No, no, ascolta qua, è gratis, ascolta, piccola scureggina, ascoltate, dai. In ogni caso, lei dice, subito, mi liquida, lei, in ogni caso, ciao, dalla bio, con l'ordine perentorio, a questa chat molto fluente, direi che non facciamo l'uno per l'altra. Buona giornata, lei, così. Così. Quindi qua che cosa fa l'uomo medio? Qua l'uomo medio ha paura, si caca nelle mutande e cosa fa? Ritratta. E quindi scrive, ma no, guarda, era una battuta, ma non capisco perché ti sei offesa. Se ti sei offesa ti chiedo scusa. Non vole No, ragazzi, sta roba qua è sterco di mucca, purtroppo. È sterco di piccione. Non va bene. Dovete essere coerenti. E quindi mi sono fermato e ho detto, ok, scusa, perché stavo scrivendo un altro video. E ho detto, scusami, mamma, ma che cazzo stai dicendo? Ma sei hai dei ritardi come Trenitalia? Che cazzo hai? Cos'hai in testa? Ah, Steve è maschilista perché ha detto questa battuta, è maschilista, Steve. No, non è, sto facendo una battuta perché è così. Ma che cazzo hai nella testa?
Glielo spiego. La mia risposta è stata questa: al suo non facciamo uno per l'altra, abbiamo visto questa chat fluente, buona giornata. Io, se rispondi dopo 67 anni solari, dubito tu riesca a fare chat di qualità se non con zerbini a cui va bene tutto e che non ti dicono la verità. No? Cioè, ho razionalizzato, quando litigate, razionalizzate quello che succede e le mancanze che ha avuto lei. Mi rispondi dopo un anno e mezzo. Dopo 24 ore, no, però. E mi dici che questa chat non è fluente. Probabilmente ha a che fare con gente che non ti dice la verità. Ti stende il tappeto. Fai tutto te. Andiamoci qua. Faccio una pippa. Che devi fare? E poi aggiungo. Aggiungo io. Ma mi rendo conto che le cose più difficili spaventano di più. Non ti trattengo. Buone cose, Francè. Questa è una cosa che vi consiglio di scrivere da qualche parte, se sapete scrivere, e di scrivervi. Quando una ragazza tende a scappare, buona giornata, mi stai stufando, buona giornata, scrivete. Ma guarda, vai, vai, non preoccuparti, mi rendo conto che le cose difficili spaventano di più. Ti lascio ai lombrichi che ti danno sempre ragione a prescindere. Almeno vinci facile. E vedrete come si incazzano. Ed è cosa buona e giusta che si incazzano. Bruciaculo e iniziate il braccio di ferro. E quindi glielo dico. Ma mi rendo conto che le cose più difficili spaventano di più. Non ti trattengo, buona giornata. E il fatto non ti trattengo, buona giornata, è un modo come per dire: io non ho bisogno, io non sto elemosinando la tua presenza qui con me. Puoi andare via quando ti pare. Anzi, sai che c'è, ti spingo io ad andare via. È un effetto psicologico che invece porta la ragazza ad avvicinarsi. È chiaro che io mi aspettavo anche che questa potesse annullare il match, eh? Succede spesso, capita, ma va benissimo così. Significa che non è una che era all'altezza di stare con voi in chat. Piacciono le cose facili, voi non siete facili, punto. Ok? Andiamo avanti. Mo si incazza pesante, ragazzi. Ma la faccio incazzare pesante, mi insulta, eccetera. Lei, difficili, di solito si fanno domande. Bene, tu le domande le hai fatte? Le hai fatte le domande? Non le fatte, allora che cazzo parli? Di solito si fanno domande, di solito non si dice, apre la parentesi, apre le virgolette e fa, di solito non si dice, cazzo fai questo, chiuso la parentesi, a sconosciuti. Di solito non è più importante fare insulti generalizzati piuttosto di chiedere qualcosa che hai davanti. Fluente era utilizzato in termini di feeling, non di tempistiche. Le cose difficili mi piacciono, gli stronzi no. Gli stronzi ti piacciono come invece? E aggiunge, davanti in modo figurativo. E io esattamente quello che avevo nel cranio, io glielo dico. Ed è questo. Guardate che nel video stavo andando avanti e indietro e devo portare giù. Quindi lei mi dice, difficili, di solito si fanno domande e io, Quindi tu hai fatto domande? Tu di domanda? O sei scappata? Hai fatto domande o sei scappata? Appena ti ho detto la verità. E poi aggiungo, non ho letto il cazzo fai, ma ha scritto che cazzo, non ho letto che io ti ho scritto cazzo fai, non ho letto. E poi aggiungo, non sono uno stronzo. Non so che cazzo sia successo qua, aspettate. È nato in crash. Sta merda di Telegram. Perché io, come un bravo coglione, mi metto le chat su Telegram salvate nella mia cartella salvata. Tanto me la ricordo a memoria perché ho tutto qua dentro. Però aspettiamo perché volevo leggere parola per parola. Andiamo un attimo, non so perché cazzo abbia questo merdoso. Su YouTube siete già crashati? Sì, sono crashati, ottimo. Siete solo qua, siamo solo noi e voi, io e te, voi e voi, voi e me. Ok, crasha sempre su quella cazzo di YouTube di merda. Datemi un attimo che provo a verificare un secondo. Tanto potete sfogarvi nella chat, eh. Potete schizzare, fate quello che volete. Allora, andiamo avanti. Ok, eccoci qua, rieccoci. Stavo dicendo, scusatemi, i miei piccoli pargoli. Poi questa cosa qua, questa diretta, la salvo e me la porto in camera, mi masturbo, no, scherzo. La metto su YouTube, ok? Quindi poi la ritrovate anche su YouTube per potervi prendere appunti, eccetera. Aggiungo quindi, tu hai fatto domande o sei scappata?
Non ho letto dove ho scritto cazzo fai, non sono stronzo, semplicemente non sono stronzo, semplicemente non ti piace che qualcuno ti vada contro. Ditelo alle ragazze. Non sono stronzo. Tu scappi perché semplicemente non sei abituata a qualcuno che ti dica la verità in faccia. Questo è. E poi aggiungo, le prendo tutte le cose che ho fatto nella chat per farle capire che io non mi sono comportato come uno stronzo. E le dico, qua ho risposto, cioè ho citato il suo messaggio. Il mio messaggio che gli ho detto che su questo sito ci sono solo cerebrolesi e no, così come la controparte maschile. E faccio, qua ho risposto in maniera onesta. Gli ho preso tutte le situazioni in cui io ho risposto in maniera onesta, no? E poi aggiunge lei, comunque non so perché ti sto a dire queste cose, che secondo me è importante rendersi conto che la gentilezza è la prima cosa. Questa frase qua gliela rivolterò contro dopo. È che secondo me è importante rendersi conto che la gentilezza è la prima cosa. Sono una persona particolare, se non altro interessante da conoscere. Non fate mai così. Non fate mai così. Non dite mai, io sono una persona interessante da conoscere, potevi darmi una possibilità. Non fate mai sta roba. Perché è cringe. Mi piace a voi, no, sta parola. Cringe. Cringe. Cioè, tu ti stai autolodando. Devo dire io se tu sei interessante. Ok? Ci siamo? E aggiunge, sono una persona particolare, sei un altro interessante da conoscere, probabilmente lo sei anche tu, ma un po' di accoglienza è la prima cosa per scoprirlo. Ma ho capito, ma cosa ho fatto? Non ti ho dato le risposte che ti danno gli uomini medi e tu non sei abituata a ricevere risposte un po' più smart, cazzute. Non sei abituata e pensi che tutti quanti ce l'abbiano con te. Ma io non ce l'ho con te. Ho risposto in maniera sincera e io glielo scrivo. Poi ho citato altri suoi messaggi e le dico, no, sopra ti ho spiegato che non era una generalizzazione. Sei sparita non so quanto e sei tornata dicendo quella roba là del no, non ci capiamo, sai che c'è buona giornata. E poi aggiungo, io non ti ho detto, io non ti ho fatto assolutamente nulla di male. Semplicemente ti sto sulle palle perché non ti lecco il culo, a prescindere, solo perché è una vagina. Questa è un'altra cosa ottima che dovete fare e scrivere. Semplicemente ti sto sulle palle perché non ti lecco il culo a prescindere solo perché hai una vagina. Ok? Lei, vedi, non hai capito proprio un cazzo, si arrabbiano. Quando si arrabbiano, non fate caca sotto. Si è arrabbiata. Adesso però non posso più non uscirci, non posso più. Adesso se no, non posso. Non, no, ragazzi, non. Va bene così. Vedi, lei non ha capito proprio un cazzo, sempre lei. Capiresti se mi avessi davanti che non è proprio così. Ma continua a supporre, ti porterà lontano. Ma, va bene, ottimo. Io a lei, io continuo a pormi educatamente. Poi si stava sfalsando perché lei continuava a scrivere, era impazzita. E scrive ancora PS, ascendente Capricorno. Lei, non mi interessa dei segni, ma sembra palese che le nostre corna non vanno d'accordo. Io sono Capricorno, no? Io poi stavo continuando il mio messaggio, io continuo a pormi educatamente. L'unica che giudica e trae conclusioni solo perché non le do ragione, sei tu. Io non ti insulterò, non mi interessa. Lei fa la vittima. Ottima tecnica, peraltro. Brava, ottima scelta. Lei, per me l'insulto è una cosa che hai già fatto. Dove? Non lo so, solo nella sua testa, nel suo pianeta. E poi io le rispondo al suo ascendente Capricorno, non andremo d'accordo. Io, sei tu che non vai d'accordo con chi ti rende le risposte più difficili di quelle che ti aspetti. Scriviti anche questa. Sei tu che non vai d'accordo con chi ti rende le risposte più difficili di quello che ti aspetti. E poi aggiungo, perché ripeto, se rileggi, io non ti ho detto nulla di male. Lei, ah no, no. Non ho cosa. E poi aggiungo. Probabilmente sei abituato a uomini facili che puoi avere con uno schiocco di dita. Segnatevi anche questa, perché sono tutte frasi importanti che vi fanno un po' incazzare, che fanno capire, fanno un po' aprire gli occhi alla ragazza di turno che magari vi tratta, vi ha trattato come uno dei tanti. Sono cose ottime queste qua da fare. Ok? Quindi le dico, probabilmente sei abituato a uomini facili che puoi avere con uno schiocco di dita. E poi aggiungo sotto, ripeto, due punti, ci sta. Cioè, no, la compatisco un po', ma non ti preoccupare, cioè, nel senso, sei abituato a uomini facili, ci sta, figurati, cioè, non ci mancherebbe altro, tranquilla, dai. E lei, mai nella vita uno facile, ride, perché io l'ho scritto, e lo accetto, lo rispetto se ti piacciono i voli facili, ma tranquilla, ok?
Sai, non tutti sono abituati, no? A uomini un po' più complessi. Bene. E poi io le prendo il suo messaggio di sopra, se vi ricordate, siete stati attenti, mi ha scritto: comunque non so perché ti sto a dire queste cose, bisogna essere gentili, accomodanti. E io, tu con me non sei stata gentile. È inutile predicare bene e razzolare male. Faccina che ride con la lacrima in testa. Cioè, vedete, sono sempre colpo su colpo, sono sempre cazzo sul pezzo per ribaltare quello che lei mi dice, no? Perché non ha ragione. E se non ha ragione, voi, scusate, non dovete darle ragione. Se non ha ragione, voi non dovete darle ragione. Se non ha ragione. Eh no, ma Steve, alle pere, voglio dire, la vagina. No, ma non fa niente se ha la vagina. Se non ha ragione, non ha ragione, anche se le ha le pere grandi. E voi volete fare motoscafo, volete fare. Volete sberluggicare sui loro. Sui. No, no, non ha ragione. Mi spiace, non te do la ragione. Capito? Cioè, non. Con questi capelli qua, io non te la do la ragione. Uno che porta questi capelli, cioè, io ti do l'idea di uno che non ha autostima. Non ti do ragione. Non ce l'hai, non te la do, cazzo. Ma a volte, questa, scrivetela da qualche parte. È una cosa che faccio ad una certa che si sta litigando, io. Proprio le dico: senti, la chiamo per nome, Francesca, vuoi avere la ragione? Sai che c'è, dai, hai ragione. E si incazzano ancora di più perché loro vogliono avere la ragione, ma solo mettendoti sotto, schiacciandoti, non se appunto le tratti come bambine di 2 anni dandole la ragione. E quindi là possono iniziare a capire. Se fino a quel momento non avevano capito i vostri punzecchiamenti, quando voi le dite: sai che c'è, hai ragione tu, dai, voi sentite, hai ragione. Loro ti diranno sempre la stessa cosa. Non so, non, io non voglio la ragione, semplicemente ti sto facendo capire che, tutto uguale, sempre così. Ah, ma Steve, tu, però tu, tu, io, tu e io e tu. Andiamo avanti. E lei mi scrive, ma adesso vi spiego perché lo scrive. Io, tu con me non sei stata gentile, inutile predicare bene e razzolare male. Muta, zitta, cioè, non. Ma non perché muta, zitta, no. Quando io ho torto. E lei mi dice, zitto, non hai ragione. Io gli dico, guarda, hai ragione, ti chiedo scusa. Io sono uno che ti chiede scusa, ma non a caso e non perché sei una ragazza e una vagina. Mi spiace, veramente, mi spiace. Quindi io, tu con me non sei stata gentile, è inutile predicare bene e razzolare male. E lei, su questo hai ragione. Ah, ho ragione ora? Segni di cedimento. Chi è che sta vincendo? Ah, noi, noi, che bello, ragazzi? E poi aggiunge, è che mi spiaceva ti ponessi così. E ho cercato soddisfazione nel dirlo, vedete? Poi non ascoltate Playlover. Playlover dice solo cazzate quando vi dico, ragazzi, i proprietari lessicali, avere risposte più fighe delle sue, purtroppo fa parte di. Funziona. Vedete? E ho cercato soddisfazione nel dirlo. O comunque scusa nella schiettezza più totale. Mi sono divertita a litigare. Oh, ve lo giuro su mia madre, cioè. Vediamo se riesco a. Zoomare senza. Come cazzo si fa qua? No, non riesco, dai, non riesco. Pigio bottone a caso e poi faccio danni. Adesso aspettate. Cioè, l'ha scritto. Ha scritto che. Vabbè, comunque, vabbè. Su questo hai ragione. Quindi, mi sono divertita a litigare. Tu stai venendo a rubare a casa dei ladri. Cioè, tu stai venendo a rubare a casa dei ladri, cioè a me mi dici che io sono ghiotto di litigate? Cioè, io proprio mi rilasso, mi diverto. A me lo dici? E poi mi scrive, ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 messaggi di fila. Toh, guardate, questo. Per farvi capire di quanto cazzo investono quando le cogliete. Tutto lei, in bianco. Per far capire. Che pirla, potevo prenderlo e girarlo. Vabbè, ottimo. E quindi aggiunge: non sono quel tipo di ragazza, ho un tipo di ragazza. Che tipo? Mi sembra quello. Che tipo di colore? Un tipo di colore. Ma rosso, giallo, no? Fin di Aldo Giovanni giallo. Non sono quel tipo di ragazza, ho un tipo di ragazza. Sono quel genere di persona che ha una vita intera. Ancora!
che ha una vita interessante, ma devo dirlo io se ce l'hai o no, vabbè. E non è molto categorizzabile, soprattutto al giorno d'oggi. E ancora, non faccio schiocchi di dita, magari una volta, ma sto meglio adesso con qualche chiletto in più e rapporti sinceri e soprattutto belli e passioni appaganti. PS, ho una libreria con amici, tra le altre cose. Se vuoi provare a vedere che faccia ha la stronza, messo A senza l'H. Cioè, ha messo ho una libreria e A senza l'H nella stessa frase. Ho una libreria con amici, tra le altre cose. Se vuoi provare a vedere che faccia A senza H, la stronza, si chiama, mi dice il nome della libreria. E poi aggiunge, mi spiace se ti ho offeso o altro. E grazie per la chiacchierata veemente. Veemente significa strong, no? E io dopo qualche minuto rispondo, stavo rispondendo al suo però senza H. Ragazzi, dai, cioè, no, non posso esimermi. E io, sì, ma però... E lei subito, cioè in quell'istante l'ha corretto, la mette A con l'H in quel messaggio e io ecco, e lei ti ho preceduto e poi parliamo un altro po' e poi finisce con un invito fuori, ok? Adesso vi spiego un attimo cosa dovete fare quando vi invitano. Gli ho detto di no, chiaramente. Ma sì, ma sei scemo? Ma sei pazzo? Allora, la ragazza mi scrive questo. Abbiamo parlato anche un altro po' e lei mi dice: ma buoni in un modo diverso, non ti do le rose dietro la porta. Buoni verso quelli che ti stanno attorno. Stava raccontando una roba e poi mi scrive: comunque, se vuoi, proviamo a litigare una volta in presenza. A sto punto, mi sta invitando. Se no, buona serata, Capricorno. Qua io le mando un audio dove le dico semplicemente che io non esco. Con quelle che praticamente di cui non so niente, che conosco da 20 minuti, da 30 messaggi, non ci esco. Io non ci esco. Io con te non ci esco, capito? Perché sembra che tu fai questa cosa con tutti quelli che reputi interessanti. Quindi gli ho fatto due audio, io, dove le spiego questa cosa che vi ho detto. E poi le scrivo sotto. Questi audio ti faranno arrabbiare. Con la faccina così, mi spiace. Cazzi tuoi, cioè. E lei mi risponde con un altro audio e mi dice che lei, solite cazzate, che lei è abituata, non è abituata, non le piace stare qua, che lei preferisce fare chiacchierate vis-à-vis, senso tutte uguali, e io le rispondo sempre allo stesso modo, le dico, cioè, se io dovessi uscire con tutte quelle che mi chiedono di uscire dopo 20 messaggi, lo farei di lavoro, lo faccio di lavoro, però per gli altri. Cioè, no? E questa si indispettiscono perché dicono no, però io, però tu. E io dico, ma tu non sai niente di me, tu non sai neanche dove sono. Cioè, non sono neanche in Italia in questo momento, sono a Dubai. Quindi, cioè, non lo sai tu, però perché? Perché non me l'hai chiesto. No? Queste cose non mi piacciono. Probabilmente mi ha tolto anche il match, dopo vedrò. Capite, ragazzi? Quasi tutte fanno così cosa? Steve, ma quasi tutte fanno così? Ah, sì, tutte così. Cioè, tutte nel senso che una volta che diventate in gamba, bravini. Io non mi reputo una persona bella, ok? Io mi reputo una persona che ha un carattere e che ha un metodo e che è piacente, sì, che si sa comportare. Questo fa la differenza, ma non mi reputo Brad Pitt o Johnny Depp, no? Mi reputo una persona che può piacere indipendentemente dalla parte estetica, ma perché comunque ha un cervello ultra sviluppato. È una cosa che può fare chiunque. Cioè, io ho avuto studenti che nelle prime 2 ore di Tinder avevano molti più match di me, molti più match su Bumble. Cioè, il punto però è a quante riesce ad entrare in testa, no? E questo poi è il discorso. Voi potete tranquillamente arrivare a prendervi 50 appuntamenti all'anno. Ragazzi, 50 appuntamenti all'anno, cioè, è una roba fattibilissima. Cioè, quanti sono al mese? Facciamo un calcolo. Allora. Io non sono bravo in matematica, non sono bravo in niente in realtà io, sono bravo solo a fare queste cose qua. 50 diviso, quanto uno lo fa? Diviso 12 mesi, giusto? Questo lì. Cioè 4 appuntamenti al mese, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? 4 appuntamenti al mese? Cioè 50 appuntamenti l'anno, cioè sono, dai, è una roba facile. Se hai un metodo, è una roba facile fare 4 appuntamenti al mese, cazzo. Cioè, meno di così, che cazzo fate?
Cioè, quando vi state facendo pratica, adesso io so che voi non ci credete, ma è bella sta cosa che non ci credete, perché è la verità in realtà, e io non mi piace dire le bugie, io non sono uno che dice le bugie. Io dai 16 ai 25 anni facevo 3 appuntamenti a settimana, 3/2, dipende poi se avevo voglia, sempre i sabati, i venerdì ogni tanto e sempre le domeniche. L'ho fatto praticamente per 16, 7, 16, no, 3, 24, calcolo, togliamone 2 di anni perché magari mi fidanzavo, mi frequenta, per 6 anni, 4 appuntamenti, facciamo una media di 5, sono molti di più, facciamo una media di 5 appuntamenti al mese, 4 anni quanti mesi sono? Quanti mesi? Sono 12, 24, 24, ragazzi, quanti mesi sono? 4 anni. Mille ignoranza, ragazzi, che figuracce. Che figuracce da merda. 48, 12, 24. Eh sì, 48, che coglione. 48, quindi sono 4, 4 per 48, qualcuno me lo fa? Quando cazzo fa? Voi che andate a scuola, ragazzi. Voi che siete eruditi e studiati. 4 per 48, quanto minchia fa? Avete le calcolatrici? Da qualche parte? 192, grazie Anto Charles 02. Ti saluto, mi saluti? Ti saluto, eccoti. Fai 200 appuntamenti? No, è impossibile, così pochi? No, sono molti di più in realtà. Vabbè, comunque, questo è. Oh, ciao, sono in diretta. Hai preso tutto? Saluta. Ciao, ciao, buonanotte. Questo è, 4 appuntamenti al mese deve essere la base e lo fate solo se avete delle ottime informazioni e metodo, questo è. Ok? Ciao ragazzi, ci si vede, eh? Grazie Charles, grazie ragazzi. Qua mi hanno preso non si sa che cosa, la planetaria, così mi fanno una pizza in casa qua, le coinquiline che ho, le donzelle che ho qua in casa. Allora, come si dice? Mi hanno preso anche i Kleenex perché io sono uno che si masturba tanto comunque e ne ho bisogno. Da Baby Play Lover, sì, da Lombrico a Baby Play Lover è in offerta fino a domenica con una valanga di bonus assieme al Play Lover Channel, assieme a tutto. Ci si vede, carico questa diretta su YouTube. Buonanotte ragazzi, e siete belli ghiotti, eh? Belli liquidi.